Dunque, visti i problemi di prima, adesso andiamo avanti e ci avviciniamo lentamente alla soluzione Ajax. Però prima ci occupiamo della memorizzazione di queste email inserite dagli utenti in un database. Allora, qui rispetto a prima, i requisiti si arricchiscono di questa ulteriore, richiesta. Le mail devono essere salvate in un database. Quindi, oltre a aver bisogno del web server Apache, dell'interprete PHP, come avevo già preannunciato, ci serve l'IBMS Server MySQL. Allora, il database, anche questo l'avevamo già creato nella lezione precedente. Avviate MySQL, andate a fare clic sul pulsante admin vicino a MySQL per avviare phpMyAdmin, create il database che si deve chiamare Coming Soon, se poi volete provare questo codice non deve avere un nome diverso, e all'interno la tabella user che ha solo tre colonne, tre campi. ID, che è un intero con autoincremento, lunghezza 11 e chiave primaria. L'email, che è di tipo varchar, con una lunghezza di 256, conterrà l'email e ha inoltre un vincolo, che è il vincolo di unique. Vi ricordate il vincolo di unique a cosa serve? Bravo. Per non far ripetere, cioè per impedire che nella stessa colonna ci siano ci sia un valore ripetuto più volte, quindi significa che non consentiremo ad un utente di inviare la sua email più di una volta. E poi c'è un timestamp che contiene la data e l'ora della registrazione dell'email. Vediamo l'algoritmo PHP. Quindi adesso dobbiamo vedere quali sono le istruzioni che ci permettono sì, la versione 2, che ci permettono di salvare l'email su questa tabella user. In pseudocodice, per capirci. Allora, prima cosa da fare è recuperare l'email dal array $_post. Poi, l'abbiamo già visto, no? In parte. Se l'email esiste, allora dobbiamo fare questi passi. Impostare i parametri per la connessione al DBMS server. L'host, lo username, la password e così via. Poi effettuare la connessione al DBMS server e selezionare il database. Preparare ed eseguire la query per l'inserimento dell'email nella tabella user. Inviare la risposta al client, in questo caso positiva, gli diremo che è tutto andato bene. Cioè gli risponderemo con quel solito messaggio thank you. E poi effettuare la disconnessione dal DBMS server. Altrimenti, se l'email non è stata inserita, non facciamo nulla sul database, semplicemente inviamo il messaggio dove comunichiamo all'utente che non ha inserito l'email. Chiaro? Ci siete? No? Qual è il problema? Questo è chiaro. Poi come realizzarlo? Magari è un po' più complicato, ma neanche così tanto. Ecco qua il codice. Allora, chiudo un attimo la porta perché parti del corridoio e mi disturbano. Disturbano anche la registrazione. Allora, vediamo cosa è cambiato rispetto a prima. Recupero dell'email dal form, ce l'avevamo anche prima. Quindi assegniamo alla variabile $email il contenuto dell'array, all'indice email. Poi, if $email è diverso da stringa vuota, c'era anche prima. Cambia che adesso non ci limiteremo più solo a mandare all'utente, a fare un redirect, diciamo, dell'utente verso la pagina index2.html, ma dobbiamo fare tutta quest'altra roba qua, vedete? Allora, piano piano, intanto imposto i parametri di connessione. Apro una piccola parentesi, queste operazioni si può fare in molti modi differenti. Quindi se cercate
qualche cosa su internet potrete trovare diversi modi sia di connettersi al database, perché adesso sintetizzo, c'è un altro modo che è quello di utilizzare PHP oggetti, un altro modo ancora che è quello di utilizzare non l'estensione MySQLi, che è quella che siamo noi, ma utilizzare PDO, che invece diciamo, è indipendente dal DBMS utilizzato. Ma non voglio entrare adesso nel dettaglio di questa questione. Noi usiamo sempre le cose più semplici per il momento, visto che dovete imparare. Quindi, dopo aver impostato l'host, che è localhost, lo user, che è root, la password, che in questo laboratorio è stringa vuota, e il nome del database, coming soon. Dopo aver assegnato questi valori alle varie variabili che vedete, andiamo ad effettuare la connessione a MySQL. Allora, l'istruzione è la funzione mysqli underscore connect. E passiamo a questa funzione i vari parametri che abbiamo impostato prima, in questo ordine: l'host, lo user, la password e il catalogo, cioè il nome del database. Questo ORDAI che vedete è un modo di gestire eventuali errori di connessione che si potrebbero verificare. Non è la cosa migliore, perché questo ORDAI interrompe l'esecuzione dello script e fa apparire di nuovo l'utente una bella pagina bianca con scritto l'errore. L'errore, errore di connessione due punti, poi quello che viene fuori da questa funzione mysqli underscore error dollar com, che non è la cosa migliore da farsi, ma per il momento lo lasciamo così. Quindi, se non si verificano errori di connessione, si procede. La connessione è attiva e dollar com è riferimento a questa connessione. Ora, ci dobbiamo occupare di SQL. Cioè dobbiamo registrare l'email dentro il database, alla tabella user. Quindi prepariamo la query. La query è insert into user, inserisci nella tabella utente, dove? Beh, nella colonna email, quali valori? Values, il valore contenuto dentro alla variabile $email. Attenzione che bisogna mettere questa variabile tra apici. La query è una stringa, quindi è racchiusa tra virgolette, doppi apici, e tutto viene assegnato ad una variabile $query. Bene, la query è pronta. Quindi qua dentro, adesso noi stiamo facendo l'esempio di un insert into, però qualunque altra interrogazione sia necessario fare su una tabella di un database, lo schema è questo: mi connetto, imposto i parametri, mi connetto, preparo la query che sarà quella che mi serve e poi vado ad eseguirla. Allora, l'esecuzione avviene con la funzione mysqli underscore query che ha come parametri $com, che è appunto riferimento alla connessione che abbiamo valorizzato in precedenza, $query, che è la query che dobbiamo eseguire. Anche qui, questo ORDAI, query fallita, se qualcosa va storto, perché magari abbiamo scritto male la query o chissà che cosa, quale altro problema si può verificare, anche qui di nuovo l'utente vedrà una bella pagina bianca con l'errore in inglese. Query fallita, due punti, poi una stringa in inglese, che non è che gli renderà la vita molto semplice. Quindi anche questo non è una cosa ottimale da farsi. Bisognerebbe gestirlo in maniera diversa. Però per adesso va bene così. Ecco, a questo punto abbiamo eseguito la query. C'è solo una possibilità, tutto è andato a buon fine, cioè se non si interrompe lo script, quindi arriviamo fino a qui, ecco che l'utente viene rediretto alla pagina index2.html e quindi vedrà apparire appunto un messaggio di inserimento dell'email. Poi si chiude la connessione al server. Sempre bene chiudere le varie connessioni che si aprono, perché così rilasciamo le risorse che altrimenti rimangono occupate. Else, quindi questo else si riferisce al fatto che l'email non sia stata inserita. Quindi else vuol dire che l'email è uguale a stringa vuota. In questo caso, appunto, non dobbiamo fare nient'altro che mandare all'utente il messaggio che l'email non è stata inserita, facendo un redirect alla pagina index 3.html.
Domande? Tutto chiaro? Sì? È una funzione, è proprio una funzione fatta così. Se poi ti può interessare, trovi, vabbè, adesso te lo vado a cercare qua, ma ho messo un link sulla dispensa, ha proprio la pagina del manuale, PHP, che spiega appunto qual è la sintassi, vedi? È una funzione proprio. Se ci vuole un po' adesso perché si carichi un po' bloccato perché c'è la registrazione avviata, vedi? Allora, header è una funzione che ha questi parametri, non sono quelli tra parentesi quadre, sono opzionali, e permette, poi ci sono degli esempi che ti fanno appunto capire che attraverso questa funzione tu puoi andare a fare la redirezione ad un'altra pagina del tuo sito. Ho un'altra pagina anche, non del sito, anche esterna. Sono tutte funzioni di PHP, quindi non le abbiamo scritte noi, sono già esistenti, basta consultare il manuale e si trova lì. Ok, torno alle slide. Andiamo avanti. Oh, allora, questi sono i risultati dell'esecuzione di questo script. L'utente inserisce l'email, quindi invia un'email, la inserisce, fa clic sul pulsante per l'invio, notify me, e intanto nel database si popola, nel senso che viene aggiunta una riga che in questo caso ha un ID generato in maniera automatica. Perché è un autoincremento, l'email inserita dall'utente e il timestamp che è la data e l'ora dell'inserimento, così scoprite anche che queste slide, questa slide qua l'ho fatta più o meno a quest'ora oggi. L'utente vedrà comparire nella pagina Thank you. Quindi tutto ok, perfetto, funziona. Andiamo avanti. Cosa succede se l'utente invia senza inserire un'email? Perché si sbaglia. Ma va bene lo stesso. Cioè, non è una condizione di errore. L'utente ha commesso un errore, ma in realtà viene gestita in maniera senza nessun problema questa situazione perché l'utente vedrà apparire missing email. Ok? Problema. E se l'utente si sbaglia perché non si ricorda più di aver già inviato la sua email e la invia nuovamente? E qua ecco che ci compare quel famoso l'esito di quello or die che ho sottolineato prima, query fallita, due punti. Duplicate entry, eccetera, eccetera, for key email. Cioè, l'email indicata è duplicata perché esiste già, certo che esiste già, l'abbiamo inserita, l'ho inserita io prima. Vedete, questa email esiste già nel database. Quindi, quando la inserisco la seconda volta, viene fuori un errore. L'utente di nuovo si ritrova una bella pagina bianca con oltretutto un qualche cosa che non riuscirà a capire perché o sei un utente esperto, anche minimamente esperto, oppure se sei un utente inesperto totalmente, dici, boh, cosa vuol dire query, entry, key, no? Capirà solo email. Ecco, allora, questo errore è causato dal vincolo unique sul campo email. L'altra volta a lezione, non mi ricordo più, ma mi sembra che avevamo adottato una soluzione più elaborata, no? Per gestire questo caso, andando a vedere se l'email era già presente. Adesso c'è una, vi propongo una soluzione un pochino più snella che è quella definitiva. Adesso vedremo quale. Comunque il unique non è errato, va benissimo il unique, è giusto. Però il problema è che se io non lo gestisco col codice, poi finisco
finisce che l'utente si ritrova questa roba. Allora, cosa fare? Due possibilità. O dollar result, faccio vedere cos'è dollar result. Quando eseguo la query, il risultato della query finisce dentro dollar result. Ok? È una query di inserimento e se va a buon fine la query, cioè se, scusate, se la query non va a buon fine, dollaro result conterrà il valore false. Ok? Se succede qualche problema, il suo valore sarà false. Allora controllo questo valore. Se dollaro result vale true, l'esecuzione di insert into è andata a buon fine. E quindi posso fare tranquillamente il redirect dell'utente a index2.html. Se invece $result vale false, vuol dire che la insert into non è andata a buon fine per questo motivo, per il fatto che l'utente si è sbagliato, sta inserendo un'email che ha già inserito. E allora devo creare la quarta pagina index, index4.html, che farà apparire che messaggio? Messaggio, guarda che hai già inserito l'email. E siamo alla quarta pagina index HTML uguale, semplicemente con una piccola variazione negli attributi del tag body. Ed ecco qua. Allora, con questo l'aggiunta di questo controllo, anche l'invio di un'email duplicata non mi fa comparire una pagina bianca, ma comparirà un alert box con, in questo esempio, you have already entered this email. Quindi come bisogna cambiare il codice PHP per poter ottenere questo risultato? Allora, dopo aver eseguito la query con $result, basta mettere un if else. If $result, che vuol dire se $result è uguale a true, allora facciamo un redirect alla pagina index 2. Index 2 è quella che risponde thank you. Altrimenti, $result vale false vuol dire che l'utente ha inserito una doppia mail, cioè sta inserendo la mail che ha già inserito in precedenza, quindi lo mandiamo alla pagina index 4, la quale risponderà con hai già inserito questa email. E chiudiamo la connessione. Altrimenti, è sempre l'altrimenti di prima, l'utente non ha inserito l'email, comparirà nella pagina index 3.html il messaggio non ha inserito l'email, missing email. Va bene? Quindi ho aggiunto questa proprio due righe di codice, if result 3, 4, if $result, either, eccetera, else, either, stop. Il file index 4.html, insomma, è come si fa la stessa variazione che abbiamo fatto agli altri, aggiungendo nel body attributo unload, alert, you have already entered this email, e poi ci vediamo alla prossima lezione che inizia adesso. Anche qui c'è il link alla dispensa dove trovate ulteriori informazioni. Mi fermo un attimo.